vediamo magari uno. Vediamo. Ma io faccio delle domande di grammatica, chi risponde ci sia là. Io e te. Io direi che adesso facciamo così. Femminucce, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maschietti. Allora, facciamo, dividiamo una volta maschi dalle femmine. Mi raccomando. Che una cosa, una volta si faceva così. Tutti i maschi da una parte, tutte le femmine dall'altra, le finali. Dove volete? Sedete dove volete? Ci sono 6 banchi, quindi sono quante siete voi? Quante siete voi? Paola va alla lavagna, prende il gesso. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti. Un pezzettino minuscolo ce n'era. Quello che guardate, che sfogliate, dopo lo rimettete com'era, mi raccomando. Stefano. Seconda. Bravissima, così si legge bene. Con la farina delle castagne si fa il castagnaccio. Voi lo sapevate? No! Somari, quel cappello là. Ah. Oggi sono andato al cimitero con il babbo e la mamma. Vi era molta gente che portava i lumini e i fiori. Anch'io ho portato un mazzo di fiori ed alcuni lumini che ho accesi sulla tomba del mio nonno e della mia zia. Voglio sapere un nome collettivo. Emma? Grecia, molto bene. Un altro, Miriam? Costellazione, perfetto. Sabrina? Sciame. Benissimo, ragazzi. Passato remoto del verbo giungere, prima persona. Tutti quanti somari? Non ci siamo. Passato remoto del verbo giungere. Chi siete informati? Io. Ripeti? Io. Io giunsi, non sei molto brava, non lo sa, dietro la lavagna, dietro la lavagna. Ma sono io, il cappello di cappello d'artista. No, per adesso lascia. Allora, vediamo un po' di fare l'appello, alzatevi e rispondete prendere. Andrea Pantini. Simone, perché lei? Domenico, hai fatto i compiti, però bene, siete dopo per il veramente non è stata vecchia. Ecco, brava. Perché mi sono. Pasquale. Presente. Omar. Oh, mi hai detto male. Metti più le mani. Siediti e stai. Allora, aprite il quaderno davanti, quello che avete davanti. Certo. Guardate bene quello che avete davanti. Leggimi bene quello che c'è scritto. 7 per 8? 56. L'hai detto giusto. 9 per 4? 36. Non si conta, si va a dietro la lavagna. 9 per 4? Giusto, facciamo finta che è sbagliato. Porca, non ci passa. Con le mani sulla testa, così. Avanti. Perché il castigo si stava così. No, no, così. Il castigo. Vediamo chi di voi lo sa. Quando è che la finiamo questa storia? Adesso sì. Questo è una. Allora, i compiti. Pasquale, dimmi cosa hai fatto di compito. 2 più 3 più. Non hai studiato bene. Non sai leggere. Non sai leggere. Fino a quando dobbiamo andare avanti in questo modo? Io non riesco più a studiare. Allora, la facciamo finita. Basta, va bene. Allora, fuori dall'aula, fuori dall'aula. Sono andato su internet. Allora, ragazzi, mi seguite un attimo, facciamo una cosa, cominciamo di là. Facciamo le cose meno giocose. È stato aperto apposta per noi. Anche le mamme, che un po' di ripasso fa sempre bene. Vuole essere una mostra che fa vedere a tutta la popolazione quali sono state le più vecchie scuole che sono state costruite a Saronno. Questo è l'obiettivo della mostra. Allora, per raccontare la storia delle scuole a Saronno dobbiamo partire da molto lontano. Di Santa Marta.
e dentro quella scuola, con i soldi che venivano dal santuario di Salorno, si pagava un maestro per 70 bambini che faceva un po' di scuola elementare. Come è scritto la mostra? Imparare a leggere, scrivere e a farti conto. Farti conto vuol dire imparare a fare quattro operazioni, la somma, la sottrazione, la moltiplicazione, la divisione. Non abbiamo tempo, siete già stanchi, avete già fatto una giornata impegnativa, però su questi pannelli che sono esposti qui, voi trovereste le tre facce dei primi ministri della pubblica istruzione. Sapete chi è il ministro della pubblica istruzione oggi? Come si chiama? La signora Gelmini. Gelmini, benissimo. Allora, la signora Gelmini è la persona che oggi praticamente dirige in generale la scuola italiana. Guardate che facce i ministri una volta. Il signor Gabrio Casati. Questo signore qui di Milano è stato il ministro della pubblica istruzione quando era stato fatto il Regno d'Italia, proprio agli inizi dell'Unità d'Italia. Sembra un personaggio molto strano, con queste barrette sembra quasi un cane, non lo so, bellissima faccia. Poi abbiamo un altro signore, secondo me ancora più brutto, il signor Michele Coppino, si chiamava così, Michele Coppino era il suo nome. E poi un altro signore invece un po' più serio, Giovanni Gentile. Questi sono i tre personaggi che hanno fatto. Questi sono i personaggi che hanno fatto tre leggi: le regole, gli orari, i contenuti, i programmi e le materie. Quindi sono quelli che hanno fatto le leggi che governavano la scuola italiana. Questo è stato il loro compito. Se vi girate da questa parte, poi invece abbiamo, vi ho detto, sono sei le scuole che sono state rappresentate in questa mostra. In ordine cronologico, vuol dire dalla più antica alla più recente. La più antica in assoluto a Salorno, oltre alle scuole cosiddette comunali, le scuole elementari di cui abbiamo parlato prima, il vico delle scuole che ho detto prima, che non era proprio una grande scuola perché è una vecchia casa un po' sistemata, sono state il collegio arcivescovile di Salorno, si chiama così. Allora, voi vedete che, adesso ve lo dico e vale per tutte quante le sei scuole, per ogni scuola è stato tirato fuori, scusate un attimo qua. Allora, questo è un documento storico perché il disegno del Collegio Arcivescovile, come è fatta quella scuola, che sta nell'archivio del Comune di Salorno. Tantissime cose sono raccolte in questo archivio del Comune di Salorno e ci sono anche i disegni delle scuole che sono in questa città. Questo è un disegno originale, questo è un disegno originale, questo è un altro disegno originale, ma i ragazzi di oggi, un po' più grandi di voi, si fanno tante cose col computer, si possono fare anche i disegni per le case o per le scuole. Questo disegno è fatto con il computer della pianta del Collegio Arcivescovile e c'è un altro di là. I ragazzi oggi con il computer possono fare anche i disegni che poi servono nei cantieri quando si fanno le case. Perché oggi con il computer, se però i ragazzi sono intelligenti, si possono fare tantissime cose, anche i disegni per le case. Oggi proprio la sei giorni a scuola. Avete allora partecipato a un momento di vita scolastica? Questi sono non solo banchetti finti, ma sono i banchi che usavano i vostri antenati nelle scuole quasi 100 anni fa. Io direi, non so, provate a confrontarlo col vostro banchetto che avete a scuola, vi sembra più pratico questo quello che avete a scuola. Ma vedete che tutte le cose vecchie andavano bene. I vostri compagni, 100 anni fa, non usavano pennarelli, penne stilografiche, penne viro, penne a sfera, usavano la cannuccia col pennino, intingevano dentro questo bicchiere di vetro che era qui, si chiamava calamari, ogni mattina il bidello con una specie di bottiglione lo riempiva di inchiostro, e poi cominciavano a fare così e scrivevano. E allora, dato che l'inchiostro qualche volta, se uno non sta attento, spara, si usava una cosa che è preistorica, la carta assorbente. Che era una carta particolarmente porosa che serviva per asciugare l'inchiostro, altrimenti quando si scrivesse con la mano, sbavature dappertutto, tutto pasticciato, poi dopo da quello con l'orecchio d'asino dietro la lavagna perché facevi i compiti tutti pasticciati. Non bisogna avere la carta assorbente, questa è una cosa che non si usa più da tantissimo tempo. Qui avete, così già dalla prima, avete un'idea di com'era un po' complicata la scuola una volta con questi strumenti un po' attivi. Io credo ce l'ho ma il latino lì come un ricordo perché non lo usi più adesso per scrivere perché no, è talmente scomodo ogni tanto ecco ci metti un po' di buona volontà. Però il vantaggio questi banchi hanno di avere il pianale leggermente inclinato, cosa che i nostri non hanno, che sarebbe bene che avessero. Continuiamo con la nostra storia delle scuole vecchie di Salorno. Vi ho parlato del collegio, qui avete un altro disegno che è stato fatto da un ragazzo del centro di oggi di quella che è la pianta di questo grosso istituto. Qui avete delle fotografie, ricordo, le vecchie classi con i loro insegnanti, i ragazzi di presa a scuola, qui stanno facendo un saggio di ginnastica, ci sono delle pagelle, quelle che chiamate la scheda,
Avete mai fatto caso? Avete mai fatto caso che davanti al Cinema Solanese c'è una grande costruzione lunga rettangolare con un parallelepipedo? Un po' vecchiotta, è la scuola Regina Margherita. Qui ci sono, esatto, questa qui, questi sono i disegni del famoso archivio storico del comune che sono conservati. Leonardo da Vinci, una scuola che c'è a Saronno da tantissimo tempo, quasi, guarda, costruita nel 1901, quindi sono 109 anni che esiste. Vedete che è sempre lo stesso schema. I disegni originali, un vecchio elenco degli studenti, probabilmente c'è qualche cosa che riguarda le assenze. Se la guardate bene, questo edificio è proprio quello che è davanti al Cinema Salonese. Oggi non funziona più come scuola. Dentro ci sono nelle aule vecchie di questa scuola tutte le associazioni che svolgono attività diverse nella città, la terza età, c'è il circolo del collezionista di Pampai, ci sono altre associazioni che hanno avuto dal comune il permesso di occupare questi locali perché non servono più come scuola. Andiamo avanti. Eccola qui, fotografie moderne della scuola Regina Margherita e i disegni fatti, questi sono fatti con il computer, sono fatti con la squadretta di penne che i ragazzi hanno potuto fare guardando quelli che sono i disegni originali che vedono lì. Questo è proprio un reperto storico, un banchetto per i ragazzi di prima e seconda elementare, che come basso per i bambini piccoli, legati a due, quindi si dava uno per il proprio compagno, anche qui c'era il punto per il famoso calamaio, poi qui si appoggiava la penna alla matita e qui si scriveva. Però al limite se passi la me la metti nella casa. Scaffaletto per mettere questo proprio reperto storico. Quello che abbiamo visto a Bardi invece avevano anche l'alzatina. Di là ce n'è uno con l'alzatina, con la vecchia cartella di legno e la corda da tracolla. Molto bella e anche che dove si partecipano. Per me era molto interessante e molto informativa. È stata molto interessante e vorrei rivenire a vederla. Per me c'è stata molta antichità e altre cose moderne. Allora, per me è stata super informativa perché ci ha detto molta storia della scuola di Saronno e soprattutto anche come era situata un'aula, cosa si poteva svolgere e anche come si svolgevano alcuni lavori. Allora, interessante sulle scuole, molto bella perché mi piace l'antichità. Mi è piaciuta la parte della scuola e vorrei ritornarci. A me è piaciuto vedere le fotografie dei bambini che erano seduti nei banchi a scuola. A me è interessato la spiegazione sulle scuole e vorrei ritornare. E a me, anche a me, è solo che mi è piaciuto molto anche le biciclette, i frigor che non avevano. Mi sono piaciuti tanto gli strumenti che usavano e poi vorrei rifarlo. È stato molto interessante e vorrei venire a rivederlo. Allora, penso che quel frigo che era, cioè, non era con la corrente, con il freezer, il ghiaccio, però era una buona strategia, cioè era facile, però anche una buona strategia. Poi anche il corpo umano, quando sono stato lì, un po' impressionante, ammetto, anche se era di plastica, però devo dire che era andato bello. Poi nel cinema era bello, solo che, cioè, prendeva da quello più grande, da quello più piccolo, quello più grande no. E forse era più noioso quello piccolo. Poi all'inizio, quando abbiamo fatto questa la classe, vabbè, mi piacerebbe essere stato castigato, però era meglio perché, boh, non lo so, mi piaceva. Poi vabbè, è stata una bella mostra. Ci vorrei ritornare, grazie mille.